ciao da ragazzuoli, io sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuti tutti, per coloro che ancora si fossero iscritti iscrivono, per coloro che sono iscritti rimangono con me, perché usciranno sempre comunque nuovi video. Allora, volevo rispondere a una domanda che mi è stata posta qualche giorno fa da un mio iscritto inerente alla gestione di una vasca sovrappopolata. È vero che comunque l'equilibrio va sfaldandosi nel tempo, perché comunque non è che ho sempre lo stesso pesciotto della stessa grandezza, ma ne ho tanti della stessa grandezza in continua riproduzione e in continuo aumento di numero, senza comunque un fattore che ne fermi questo aumento esponenziale del pesciotto. Ma è anche vero che trovandosi in una situazione del genere, o ti fai acquari come se non ci fosse un domani e ti riempi la casa, consumi con energia elettrica, ti becchi uno sfratto da tua mamma da casa, poiché ovviamente non puoi tenere tutta sta roba a casa tua perché o entri tu o entrano i pesci, o praticamente ti metti d'accordo con un negoziante per la vendita e vendi sia gli esemplari fallati sia gli esemplari con una certa qualità. Di conseguenza non è che io vendo soltanto ai negozi gli esemplari con coda fallata, no, può capitare uno, due o tre, ma adesso sono tutti quanti perfetti. Code a spillo i miei pesciotti non ne hanno. Se notate nel video che ho comunque qualche giorno fa messo sul canale, una coda un po' più tirata verso l'esterno, è proprio la forma della coda con cui sono andati i pesciotti, poiché comprai tempo fa un ibrido di Handler Tiger, che non è un Handler Tiger ma è una sorta di incrocio tra Handler Tiger e Guppy, non so di che tipo però ovviamente, perché non conosco la discendenza, e la coda di quell'Handler Tiger era di questo tipo, cioè così, che finiva con lo spillo finale. Quindi di conseguenza non è una coda a spillo dovuta a una malattia, perché la coda a spillo consiste nell'arrotolarsi della coda su se stessa, non nel vedere la coda un pochino più assottigliata, ed è un errore da neofita ma pesante questo, perché l'osservazione è importante. Se qualcuno mi dice è una coda a spillo però non lo è, perché sono fattori genetici quello che ha determinato quell'episodio, vuol dire che nel caso in cui quest'ultimo si trovasse con un vero e proprio guppy con la coda a spillo e con un guppy senza la coda a spillo ma nato così, andrebbe a curare entrambi, la problematica di base, e andrebbe a combinare un bordello, perché un pesce sano con una coda del genere andrebbe a subire una cura che non giova, ma lo porta comunque alla morte prematura. Ok ragazzuoli? Quando si parla di ecosistemi saturi, ovvero ecosistemi il cui equilibrio tende comunque ad essere sempre in bilico, in quanto il numero dei pesciotti al suo interno continua ad aumentare, non perché lo emetto io, ma perché sono loro che si riproducono come conigli bestialiti, cosa bisogna fare? Avere comunque una sorta di scaletta per i cambi ravvicinati, massimo 5 giorni, poi osservazione sempre e comunque, un filtro sovradimensionato rispetto alla vasca, cosa che ho risolto perché voi non sapevate questa cosa, ma se comunque potevate osservare, perché mettere un Sitch & Whale 200 su un 40 litri se un 60 litri, no? L'ho fatto maturare lì per poi spostarlo lì, sull'altra vasca, sulla vasca da 60 litri che vige da circa 11 anni. L'ho messo lì e la situazione sta migliorando a vista d'occhio. La problematica di base è il numero che continua ad aumentare. Può essere l'inquinante prodotto comunque dal pesciotto, smaltito mediante una quantità di piante maggiore, quindi ecco perché molto spesso tra i miei dettami, tra i dogmi del canale, vi è piantuma bestia. Quindi i tre fattori importanti di quando hai un acquario sovrappopolato sono cambi d'acqua ravvicinati, filtro sovradimensionato, quindi con un diciamo una proporzione litri orari consona, del tipo se consigliato per il 60 dovete prendere per un 150 litri, per un 200 litri, adesso comunque sarà sempre per nei filtri che ti consigliano quel litraggio, dovete sempre guardare se vi consiglia 300, 150, 125 massimo.
può reggere. Comunque, un filtro sovradimensionato, cambi d'acqua ravvicinati e infine la piantumazione a bestia, che poi aiuta tantissimo. Ragazzuoli, io volevo comunque rispondere anche alla formazione di quelle che sono le arche a pennello. Io non credo nella presa delle piante come molti fanno e la mettono in una quantità minima di candeggina per eliminare quelle foglie, per eliminare quelle alghette. No, io me le tengo, non me ne frega niente, non me ne frega nulla. Perché poi alla fine, per me, è sempre costituzione naturale di un fenomeno che andrà comunque sviluppandosi o regredendo nel tempo. E sarà l'ecosistema stesso a definire se quella cosa va bene o meno per se stessa. Io correggerò soltanto in minimo, attraverso la mia azione materiale, quelle che sono comunque le eventuali mutazioni della vasca, se non mi aggraderanno, più di tanto, cioè nel senso se danneggeranno i pesci, non aggraderanno me. Perché alla fine l'ecosistema non deve essere un ecosistema sterile, ma deve essere un qualcosa in continuo mutamento che si autoequilibra attraverso i suoi canoni, non i miei. Io aiuto, percepisco quello che il sistema desidera e mi prodigo affinché lo posso avere. C'è una piccola correzione, come una piccola integrazione di vitamine. Quando a una persona manca, ad esempio, il ferro, si dà una vitamina per integrare. Io integro leggermente con un'azione materiale effettuata da me stesso. Ragazzuole, vuole rispondere a questa domanda un po' posta a Maluccio, a questo mio iscritto, chiedergli hai mai avuto esperienza con una vasca fissa, con gli stessi abitanti, con un numero in continuo aumento nel corso di circa 11 anni, senza cambiare mai popolazione, senza mai cambiarla. E questo è il problema, che chi parla di solito non fa, ma legge. Legge dappertutto cose e si vuole trovare anche la nonna in vasca, perché è quello che accade quando tu non, cioè leggi solo, ma non trasponi la cosa materialmente in esperienza, cioè non lo fai tu. Io ti posso anche dire che i cani, se messi in acquario nel 25 litri, possono riprodursi, i cani, e tu puoi anche crederci perché non hai avuto esperienza con questa cosa. Ma questo non vuol dire che sia vero, perché non devi credere a tutto ciò che c'è scritto, devi anche vedere tu con i tuoi occhi quello che può accadere se effettui quel determinato errore, perché soltanto facendo errori una persona cresce. Nessuno è perfetto e l'esperienza non ti autodefinisce come esperto. Questo almeno lo credo, e tutto ciò che puoi imparare ti rende sempre un uomo migliore. Ragazzuoli, vi dico di iscrivervi, lascio un bel like, link in descrizione. Ci vediamo, ciao belli!